Capitolo 18. Giornate nere. Beth l'ebbe davvero la scarlattina e molto più grave di quanto sospettavano tutti, meno Anna e il dottore. Le sorelle di malattie non ne sapevano nulla e al signor Lawrence e la piccola inferma non la lasciavano vedere, sicché Anna faceva ogni cosa a modo suo e il dottor Banks, assiduo e premuroso, faceva tutto ciò che poteva, lasciando però molto all'iniziativa dell'ottima infermiera. Meg rimaneva in casa per non correre pericolo di portare la malattia dai King e attendeva alle faccende, preoccupatissima, sentiva un po' di rimorso quando scriveva a Washington senza dir nulla della malattia di Beth. Naturalmente non le pareva ben fatto ingannare sua madre, ma sua madre le aveva detto che disertata Anna e Anna non voleva saperne di impaurire la signora per una sciocchezza simile. Joe si dedicava a Beth giorno e notte. Il compito non era grave perché Beth era una malata molto paziente e finché riusciva a dominarsi sopportava le sofferenze senza un lamento. Ma ci furono dei giorni che la febbre saliva alta e negli accessi Beth si metteva a parlare, con la voce rauca e mozza, a suonare con le dita sopra una tastiera immaginaria che era la coltre, a voler cantare pur avendo la gola tanto gonfia che non potevano davvero uscirne suoni musicali. Giunse anche a non riconoscere le persone intorno al letto, a confondere i loro nomi, e voleva la mamma e la chiamava e l'invocava. Allora Joe ebbe paura e Meg pregò che le lasciassero scrivere la verità. Persino Anna disse che ci avrebbe pensato, ma per ora non c'era pericolo. A turbarle anche più venne letta una lettera da Washington che annunziava una ricaduta del signor March. Per un bel pezzo di venire a casa non era questione per la mamma. Nella triste dimora solitaria furono giornate nere che pesavano sui cuori oppressi delle povere ragazze che stavano lì, lavorando e aspettando, mentre l'ombra della morte incombeva sulla casa tanto serena e felice una volta. In quei giorni, Margherita, sola sola, mentre le lacrime le cadevano sul lavoro, si rendeva conto di quanto era stata ricca un tempo, ricca di cose che sono più preziose del lusso che si compra col denaro: affetto, vigile, protezione dei suoi cari, pace, salute, le cose, insomma, che sono la vera benedizione della vita. Fu allora che Joe, stando nella camera oscurata e avendo sotto gli occhi continuamente la sorellina che soffriva, da quella povera voce che le suonava all'orecchio, comprese tutta la bellezza e la dolcezza dell'indole di Beth, comprese quanto posto ella teneva nei cuori e quale profonda tenerezza vi destava, e com'era bella quell'anima senza altra ambizione che vivere per gli altri e portare la felicità nella casa, esercitandovi quelle doti che tutti possono avere e che tutti dovrebbero amare e apprezzare più che l'ingegno, la ricchezza e la beltà. Amy poi, lontana dalla casa, ne sentiva acuta la nostalgia e avrebbe voluto esserci e lavorare al posto di Beth. Adesso nessuna faccenda le sarebbe riuscita fastidiosa e la pensava con rimorso a tante cose che trascurava e che altre mani volonterose facevano per lei. Lori vagava come un'anima che non trova pace. Il signor Lawrence aveva chiuso a chiave il grande piano da concerto perché non gli ricordasse ad ogni momento la piccola vicina che gli rendeva così dolci le ore crepuscolari. Tutti la sentivano, la mancanza di Beth. Il lattaio, il panettiere, il droghiere, il macellaio chiedevano sue notizie. La povera signora Hummel venne a pregare che la perdonassero della sua imprudenza e a domandare un lenzuolo per la piccola Minna. I vicini mandavano ogni specie di conforti materiali e morali. Quegli stessi che più conoscevano Beth stupivano al vedere quanta era la gente che le voleva bene. E lei se ne stava nel suo lettuccio con la vecchia Giovanna al fianco. Anche nel delirio non se la scordava mai, la povera bambola derelitta e preferita. Le sarebbe piaciuto avere con sé i gattini, ma non voleva glieli portassero per timore, chissà, di attaccar loro il male. Nelle ore tranquille era sempre in pensiero per Joe. Mandava saluti affettuosi a Amy e voleva che dicessero alla mamma che lei presto le avrebbe scritto. Qualche volta chiedeva lapis e carta per mandare due parole al babbo che non pensasse che lo dimenticava. Ma ben presto anche quei lucidi intervalli non ci furono più. Per lunghe ore ella si voltava e rivoltava, pronunciando parole sconnesse, oppure cadeva in un letargo ristoratore. Il dottor Banks veniva due volte al giorno. Meg aveva pronto sempre nel tiretto un telegramma già scritto per essere spedito da un momento all'altro. Joe non si allontanava mai dal letto della malata. Il 1° dicembre fu assai brutto per le ragazze.
Soffiava un vento rabbioso, cadeva fitta la neve. Si sarebbe detto che cominciava l'ultimo mese non solo dell'anno, ma anche della povera Beth, perché quella mattina il dottore tenne per un minuto fra le sue le manine che scottavano e quando le depose con delicatezza disse ad Anna sottovoce: «Se la signora March potesse lasciare per qualche giorno il marito, fareste bene a chiamarla». Anna col capo rispose di sì, ma non disse niente. Meg aveva udito e cadde priva di forze dentro un seggiolone. Joe per un momento restò lì, ritta, pallida in volto. Poi corse in salotto, afferrò il foglietto col testo del telegramma, si gettò indosso qualche cosa e si precipitò fuori nella tormenta. Ritornò poco dopo, seguita da breve distanza da Lori, il quale portava una lettera che annunciava un nuovo miglioramento del signor March. Joe la lesse e ringraziò il cielo, ma nel cuore aveva sempre quel gran peso che non se ne andava. Lori glielo lesse in faccia e domandò pronto: «Cosa c'è? Beth va peggio». «Ho chiamato la mamma», disse Joe, mentre lottava con uno stivale che non voleva sfilarsi. Il suo volto aveva un'espressione tragica. «Sì? Di tua iniziativa?» chiese Lori, mentre la faceva sedere e le sfilava gli stivali lui, giacché con quelle mani tremanti lei non ci riusciva. «No, ce l'ha detto il dottore». «Davvero va così male, Joe?» esclamò Lori, sorpreso. «Sì, non ci riconosce, non parla nemmeno dei colombi verdi, come chiama lei, quando ha il delirio, quei pampini della tappezzeria. Non la riconosco più, la mia Beth, e non c'è nessuno per aiutarci a reggere questo colpo. Se venisse col babbo e la mamma lontani, anche il signore mi pare tanto lontano, non lo trovo». Col povero viso regato di lacrime, Joe stendeva la mano impotente, quasi brancolasse nel buio. Lori l'afferrò e con un nodo alla gola riuscì a bisbigliare: «Sono qua io, cara Joe, attaccati a me». Lei non poteva parlare, ma si attaccò. Il calore della mano amica le giungeva come un conforto al cuore addolorato e pareva la trasportasse più vicina a quella mano onnipotente che sola poteva sorreggerla nel suo dolore. Lori avrebbe voluto dirle qualche cosa, tenera, consolante, ma le parole non gli venivano e taceva, accarezzandole la testa china con la mano leggera che avrebbe avuto una madre. Era la cosa migliore che gli potesse fare, molto più calmante di qualunque discorso eloquente. Joe la sentiva quella muta simpatia e in quel silenzio apprendeva quanto è dolce nel dolore il conforto di avere vicino una persona affezionata. Si era sfogato un po', si asciugò le lacrime e levò sul volto del giovane amico uno sguardo riconoscente. «Ti ringrazio, Teddy. Ora sto meglio. Mi sento meno sola e se avesse da venire il peggio, cercherò di resistere». «Sperare sempre il meglio, quello è il grande, il vero conforto, Joe. Adesso arriva la mamma e andrà bene tutto, vedrai». «Oh, sono tanto contenta che stia meglio il babbo, così lei soffre meno a lasciarlo. Ma, signore, pare che i mali vengano sempre tutti insieme e il peso più grosso casca sempre sulle mie spalle», sospirò Joe e si stese il fazzoletto sulle ginocchia ad asciugare. «Non la fa la sua parte, Meg?» domandò Lori con una punta di risentimento nella voce. «Oh sì, cerca di farla, ma lei a Beth non vuole bene quanto gliene voglio io. Non soffrirebbe come me se... Beth per me è la mia coscienza, capisci? Come potrei rinunziarvi? Come farei?» E Joe tornò a cacciare il volto nel fazzoletto e pianse disperatamente. Aveva tenuto duro da brava fino a quel giorno senza una lacrima. Lori le passò una mano sugli occhi, ma non poté aprir bocca finché non riuscì a mandar giù un nodo che lo soffocava e non gli passò quel tremito delle labbra. A poco i singhiozzi di Joe si calmarono ed egli poté dirle una parola di speranza. «Non muore, vedrai, non lo credo, è tanto buona, le vogliamo tutti tanto bene, il Signore non ce la vorrà togliere ancora». «Sono i più buoni, i più cari che muoiono sempre», gemeva Joe, ma non piangeva più adesso. Le parole dell'amico l'avevano confortata un po' contro tutti i suoi dubbi e le sue paure. «Ah, povera Joe, devi essere ben stanca per abbandonarti così, tu non ti ritrovo. Aspetta un momento adesso, ti rimetto in piedi io in un lampo, lascia fare a me». E uscì di corsa facendo i gradini a due alla volta. Joe posò la mano stanca sul cappuccetto di lana scura dell'inferma. Nessuno aveva pensato a toglierlo dalla tavola dove l'aveva lasciato la stessa Beth. Per chissà quale rispondenza magica,
Parve che lo spirito mite rassegnato di lei passasse nella persona di Joe, quando Lori ricomparve con un bicchiere di vino in mano. Joe con un sorriso lo prese e bravamente lo sollevò, esclamando: «Lo bevo alla salute della mia Beth, sei un gran medico, Teddy, e un amico prezioso. Come ti potrò ripagare?» E il vino le rese vigore al corpo come le parole buone le avevano reso all'anima. Ti manderò il conto presto. Stasera poi ti darò un rimedio che ti scalderà il cuore meglio di qualunque vino generoso, disse Lori, col volto raggiante di soddisfazione per qualche cosa che non voleva dire ancora. Cos'è? Esclamò Joe. Per un momento lo stupore e la curiosità le fecero dimenticare l'angoscia. Ieri le ho telegrafato io a tua madre e Brooke mi ha risposto che partiva subito. Sarà qui stasera e con la venuta della mamma vedrai che tutto andrà. Ho fatto bene? Sei con... Lori aveva parlato rapidamente, rosso in volto ed eccitatissimo. La cosa era un segreto suo perché temeva di dare una delusione alle ragazze o di far male a Beth. Joe impallidì, balzò in piedi ed egli non aveva ancora finito di parlare che le braccia di lei erano già intorno al suo collo. Lori ebbe un brivido di scosse elettriche e gli mancò la parola. «Bravo, bravo, Lori, la mamma, che gioia!» ripeteva Joe, quasi gridando. Adesso non piangeva più, rideva di un riso convulso e tremava tutta e lo stringeva quasi l'improvvisa notizia le avesse fatto perdere la testa. Lori era sorpreso, naturalmente, ma si comportò con gran presenza di spirito. Le batté lievemente sulla schiena con la mano aperta e sentendo che le faceva bene, credette di completare la cura con qualche bacio molto inesperto, che però ebbe il potere di richiamarla del tutto in sé. Aggrappata con una mano alla balaustra, Joe con l'altra lo respingeva dolcemente e con un filo di voce gli andava ripetendo: «Oh no, non era mica per questo, sai, sono stata sfacciata io, ma tu sei stato così buono a telegrafare contro il parere di Anna che non ho potuto fare a meno di abbracciarti. Dimmi tutto, come hai fatto? E non mi dare più vino, hai visto cosa mi fa?» «Oh, non importa», disse ridendo Lori mentre si rassettava la cravatta. «Vedi, è stato così. Io ero sulle spine e anche il nonno. Ci pareva che Anna se ne prendesse un po' troppa di autorità e che la mamma bisognasse informarla. Se, Beth, insomma, se avveniva una disgrazia, la mamma ci avrebbe potuti perdonare noi. Dunque io ho cominciato a parlare col nonno e gli ho fatto dire alla fine, a lui stesso, che era ora che noi si facesse un passo. Allora via di corsa al telegrafo. È stato ieri. Avevo visto il dottore molto serio. Anna, quando le avevo parlato di telegrafare, per poco non mi mangiava. A me non piace quando mi trattano come un bambino. Da quel momento ero già deciso e ho agito di conseguenza. Ora la mamma verrà certamente. L'ultimo treno è alle 2 dopo mezzanotte. Le andrò incontro io e tu intanto non devi far altro che imbottigliare il tuo entusiasmo e tenere chetta Beth fino a che non è qui la mamma. Che il Signore la benedica. Oh, sei un angelo, Lori. Come posso ringraziarti? Beh, mi puoi abbracciare ancora, non mi dispiace mica, sai, disse Lori con quel sorrisetto malizioso che da un paio di settimane non aveva più. Grazie no, ti abbraccerò per procura quando viene tuo nonno. Intanto non stare qui fra i piedi, tu vai a casa e riposati, che hai da vegliare metà della notte. Va e che Dio ti benedica per quello che hai fatto. Joe si era ritirata in un angolo e appena finito di parlare scappò d'un balzo in cucina. E là, seduta sopra un tavolo, raccontò ai gattini riuniti a consesso che era contenta, ma tanto contenta. Lori, intanto, se ne andava soddisfatto dell'opera sua. È un gran ficcanaso quel ragazzo, ma gli perdono, disse Anna quando Joe le diede la notizia. Vorrei che fosse già qui la signora, concluse, e anche lei parve liberata da un gran peso, sebbene non volesse dirlo. La gioia di Meg non ebbe manifestazioni clamorose, ma le si vedeva nel volto. Lesse e rilesse la lettera, mentre Joe metteva in ordine la stanza della malata e Anna combinava un paio di pizze in caso di visite non previste. Sembrò come se un'ondata d'aria fresca e tonificante si diffondesse per la casa e rallegrasse le stanze silenziose, uno splendore più vivo dei raggi solari. Ogni cosa parve sentire la novità buona, la notizia che riaccendeva le speranze. L'uccellino di Beth nella sua gabbia si mise a cinguettare, sulla pianta di Amy presso la finestra si vide un bottoncino di rosa aperto a metà. Nel caminetto il fuoco guizzò più allegro del solito e un sorriso illuminava il pallore di Joe e di Meg ogni volta che i loro sguardi si incontravano. Allora si abbracciavano, mormorandosi all'orecchio parole di gioia e di coraggio. «Viene la mamma! Viene la mamma!»
Tutti erano allegri, meno la povera Beth che non usciva dal suo torpore, inconscia di ogni speranza, di ogni gioia, di pericoli e di timori. Era una pietà vedere quel volto già così roseo e ora tanto mutato e privo di ogni espressione di vita, quelle mani una volta così attive ed ora inerti e abbandonate, mute e appassite quelle labbra dal sorriso così dolce, e i capelli già tanto belli, che ora si spargevano sul guanciale, incolti ed arruffati. Per tutto il giorno ella rimase così. Solo ogni tanto si scoteva appena mugolando «acqua», con le labbra aride che a stento pronunciavano la parola. Per tutto il giorno le sorelle si chinarono ad osservarla, ad aspettare chissà quale segno, sperando nel Signore e nella mamma. Passavano lente le ore. Fuori veniva giù la neve senza posa, infuriava il vento. Giunse al fine la notte e ad ogni ora che batteva l'orologio le due sorelle sedute ai due lati del lettuccio si scambiavano uno sguardo su cui c'era un lampo di gioia. Un'ora in meno da aspettare il soccorso. Il dottore aveva detto che sarebbe tornato verso mezzanotte. Per quell'ora egli prevedeva, in meglio o in peggio, qualche novità. Anna, sfinita ormai, si adagiò nel sofà ai piedi del letto e subito si addormentò. Nel salotto camminava innanzi e indietro il signor Lawrence e pensava che avrebbe affrontato più volentieri una batteria dei confederati che lo sguardo ansioso della signora March quando fosse entrata. Lori, sdraiato sul tappeto rustico, faceva finta di riposarsi, ma fissava il fuoco con quello sguardo assorto che gli metteva negli occhi una luminosità così dolce e profonda. Le ragazze non se la scordarono mai quella notte di attesa, perché non chiusero mai occhio con quel senso pauroso di impotenza che ci opprime quando non c'è altro da fare che aspettare. Diceva Meg, «Ah, se il divino ce la lascia, prometto che non mi lamenterò mai più di niente», ed era sincera. E Joe, con altrettanto fervore, «Se il divino ce la lascia, io voglio amarlo e servirlo tutta la vita». E Meg poco dopo sospirava. «Vorrei non avere il cuore, duole troppo». E Jo, sconsolata, «Se la vita diventa tanto dura così spesso, come si fa a viverla tutta?» L'orologio batté la mezzanotte. Ambedue, dimentiche di se stesse, si misero ad osservare l'inferma. Pareva loro che sul volto emaciato si dovesse scorgere un cambiamento. Nella casa c'era un silenzio di tomba, rotto soltanto dall'urlo del vento. Anna, spossata, dormiva sempre, e solo le due sorelle la vedevano, quella specie di pallida ombra evanescente che pareva posarsi sul lettuccio. Un'ora passò, senza che avvenisse nulla, meno la partenza di Lori per la stazione, silenziosamente. Passò un'altra ora, e nessuno veniva. Le povere fanciulle tremavano di tante paure, qualche ritardo per causa del tempo, qualche incidente di viaggio e, peggio di tutto, una grande sventura laggiù a Washington. Le due erano già passate. Joe alla finestra guardava fuori e pensava quanto era funebre l'aspetto del mondo sotto la coltre di neve e sotto la tormenta. Udì qualche cosa muoversi dalla parte del letto e di scatto si voltò. Inginocchiata a terra, Meg nascondeva il volto posandolo sul seggiolone. Un pensiero terribile corse per la mente di Joe e le diede un brivido. «È morta e Meg ha paura di dirmelo». Tornata ad un salto presso il letto, tutta agitata, credette di osservare nell'inferma un gran cambiamento. Spariti il rossore della febbre e l'espressione di sofferenza, il caro visetto adesso era così pallido, così riposato che pareva avesse raggiunto la pace suprema. In quel momento Joe non sentì affatto voglia di piangere o di lamentarsi. China sulla più amata delle sorelle, col cuore sulle labbra, le depose un bacio sopra la fronte imperlata di sudore, mormorando dolcemente «Addio, Beth, addio». Come destata dall'aria smossa da Joe, Anna spalancò gli occhi, balzò in piedi, accorse, guardò l'inferma, le sentì le mani, le ascoltò il respiro con l'orecchio presso la bocca e al fine, avvoltale la testa col proprio grembiule, sedette sullo sgabello dondolandosi e ripetendo sottovoce «La febbre è andata via, ora dorme naturale, suda, respira meglio, oh, si è ringraziato il divino!» Prima che le due sorelle credessero alla buona notizia, venne il medico e la confermò.
Non era appunto bella la faccia del dottore, ma in quel momento il suo sorriso parve loro quello di un angelo. Con uno sguardo paterno gli disse: «Sicuro, figliuole, per questa volta mi pare che se la caverà la piccina. Calma e coraggio, lasciatela dormire. Quando si sveglia le darete...» Cosa dovevano darle non lo udirono Meg e Joe. Erano scappate in punta di piedi sul pianerottolo, all'oscuro, e sedute sui gradini più alti si stringevano l'una all'altra con una gioia che non trovava le parole per esprimersi. Quando rientrarono nella stanza, mentre Anna le copriva di baci e di carezze, videro che Beth ora dormiva nella sua posizione solita, sul fianco, con una mano sotto la guancia. Quel pallore pauroso era scomparso. Ella respirava tranquilla, come si fosse addormentata allora. «Ah, se arrivasse in questo momento la mamma», disse Joe. Di fuori la tormenta pareva placarsi a poco. «Vedi?» disse Meg, portandole una rosellina bianca mezza dischiusa. «Credo che avrebbe avuto appena il tempo di sbocciare tutta per domani, per metterla nelle mani di Beth se ci lasciava». È sbocciata bene, invece, la metto qui, nel mio vaso. Quando si sveglierà la nostra bambina cara, vedrà subito due cose, questo fiore e il volto della mamma. Mai il sole si era levato così glorioso, mai il mondo era stato così bello come apparve agli occhi stanchi di Meg e di Joe quando nelle prime ore di quel mattino guardarono fuori al termine della triste, interminabile veglia. «Pare un mondo incantato», diceva Meg a se stessa sorridendo, mentre di dietro una tendina contemplava di fuori il gran biancore abbagliante. «Senti, senti un po'!» esclamò Joe, balzando in piedi. «Sicuro! Il campanello della porta di casa squillava!» Anna mise un urlo di gioia e un momento dopo, sulla soglia della camera, appariva Lori sorridente ed esclamava sottovoce: «Ragazze, è venuta! È venuta!»